Grazie agli intervenuti. Ho il piacere e l'onore di presentare, introdurre un libro che mi è particolarmente caro, un libro dal grande significato morale, ripeto, dal grande significato morale. Un libro di un giovane, ancora giovane, ma allora giovanissimo quando si è incontrato con queste speranze, con queste sensazioni, con queste, soprattutto questa storia, un giovane che si chiama Pasquale Trabucco e che ha voluto, non appena ne ha avuto la possibilità, cioè non appena il lavoro gli ha concesso di avere un qualche tempo a disposizione, evidentemente, da poter dedicare in maniera continuativa, ha voluto compiere una passeggiata che io non chiamerei passeggiata perché è molto più impegnativa, ma è molto più impegnativa dal punto di vista sicuramente atletico, cioè è partito, se non mi sbaglio, da vicino a sì, è arrivato fino in Sicilia, quindi sempre a piedi con una serie di tappe programmate in cui ha incontrato persone delle istituzioni, tante, tantissime, ma anche persone che non fanno parte delle istituzioni, che hanno dato un contributo, credo, importante a questa straordinaria esperienza. Una straordinaria esperienza che ha voluto dedicare al sogno della sua vita, che però non è solo il sogno, se mi consentite, di Pasquale Trabucco, sarebbe ben poca cosa, con tutto il rispetto che ho per Pasquale Trabucco, cioè di far ritornare il 4 novembre, festa nazionale della nostra nazione. Voi sapete che ormai sono parecchi anni che purtroppo questo non è più accaduto, era una festa nazionale particolarmente sentita non solamente da coloro i quali avevano partecipato alla cosiddetta Grande Guerra, ma da tutte le generazioni che si sono susseguite. Poi nel 1977, se non sbaglio, è stata abolita come festa nazionale il 4 novembre e spostata in maniera itinerante nelle giornate più o meno vicine a questa data. Poteva essere il 5, poteva essere il 7, poteva essere il 3, comunque non più una data ufficialmente dedicata. E voi mi direte, ma perché sei così legato a questo tipo di iniziativa? Beh, ve lo spiego molto velocemente. È un fatto che si collega poi anche alle esperienze che ho letto nel libro di Pasquale Trabucco, che sono anche molte esperienze di tipo personale, familiare. In casa mia, il 4 novembre, era la festa della nostra famiglia. Perché era la festa della nostra famiglia? Perché mio nonno, uno dei due nonni, si chiamava Carlo. Si festeggia il 4 novembre, San Carlo, e lui era anche, come anche l'altro nonno, devo dire, cavaliere di Vittorio Veneto. Per lui era la festa principale. Si riunivano la famiglia, si riuniva tutta la famiglia, i due nonni e tutti noi, per festeggiare questa grande, grande giornata a cui i due nonni tenevano in maniera particolare, ma a cui tenevano non solo i nonni, a cui tenevano evidentemente i miei genitori, il sottoscritto. E quindi era un momento particolare. Nel momento in cui nel 77 questa festa è stata abolita, tolta dal calendario ufficiale, almeno per quanto riguarda la celebrazione il giorno del 4 novembre, bene, mio nonno non ha più voluto festeggiare il 4 novembre. È rimasto veramente, credo, molto male nei confronti del suo paese, della sua patria, per il quale lui ricordava alcuni amici in particolare che avevano lasciato la vita e che quindi lui ricordava, ne aveva almeno due, uno ferito gravemente e l'altro purtroppo che aveva perso la vita, che per lui era sembrato un'offesa nei loro confronti, un'offesa, uno schiaffo, un'ingiuria quasi. E quindi non ha più voluto festeggiare. Noi abbiamo continuato, io ho continuato a partecipare alle festività del 4 novembre. Lui non ha mai voluto più neanche andare
alle celebrazioni ufficiali del 4 novembre, e questo per lui è rimasto fino alla fine dei suoi giorni un momento negativo e un'occasione di rammarico. E quindi mi sono detto, quando ho incontrato Pasquale Trabucco e i suoi amici che tanto stanno facendo per cercare di far ritornare il nostro paese ad una scelta giusta che tutti noi vogliamo, ho detto, beh, il mio piccolo contributo devo darlo, che non è un contributo importante, ma è sicuramente un contributo di totale, assoluta partecipazione emotiva. Sentita, Pasquale Trabucco, sentita veramente una battaglia a cui credo e in cui spero che voi continuate ad avere la forza straordinaria che avete dimostrato fino adesso, perché chi va avanti, chi la dura, la vince. Avete trovato per ora nelle istituzioni, devo dire, io faccio parte purtroppo in questo caso delle istituzioni, poca rispondenza, diciamolo pure con tante belle parole, tante assicurazioni, ma concretamente ancora nulla. Ma io credo che, vista la motivazione importante e significativa che vi stanno motivando, potete, dovete e ce la farete. E quindi con questo augurio io lascio ovviamente la parola ai giornalisti e a chi deve poi introdurre veramente questo libro. Voglio solo ricordare due righe. La motivazione, perché mi ha sempre colpito questa motivazione del conferimento della medaglia d'oro al Milite Ignoto. Quest'anno è l'anno del Milite Ignoto, è il centenario. Per fortuna è stato celebrato, direi, in Italia con la dovuta attenzione. Questo non può altro che farmi, credo anche farvi particolarmente piacere, ma la motivazione di queste medaglie d'oro mi è sempre così colpito, degno figlio di una stirpe prode, chiaro che sono termini dell'epoca, ma hanno un significato importante anche adesso. Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo. Senz'altro premio, sperare che la vittoria è la grandezza della patria. Ecco, io in queste parole ricordavo mio nonno che ricordava il suo amico che era caduto e come il suo amico evidentemente centinaia e centinaia di migliaia di nostri nonni che sono caduti per noi, dando la vita e dedicando tutto loro stessi. Grazie. Ringrazio l'onorevole Bagnasco, io sono Paolo Chirafisi, giornalista della Voce Repubblicana, giornale fondato nel 1921, che compie 100 anni, come il centenario del Milite Ignoto, c'è cioè questa coincidenza. Siamo qui per presentare questo libro, che non è solo un libro, come avrete capito, perché questo libro nasconde una grande battaglia, una battaglia per il nostro paese che deve riguardare tutti, al di sopra dei partiti e delle idee. E Pasquale Trabucco, per sensibilizzare il paese, nel 2018 compie un viaggio da Predoi, provincia di Bolzano, fino a Porto Palo, provincia di Siracusa. E noi diciamo, sappiamo che questo viaggio ha un significato intimo e profondo, perché Pasquale si è fermato in tutti i monumenti ai caduti, in molti monumenti ai caduti, ha fatto firmare la bandiera da rappresentanti delle istituzioni, da semplici cittadini. Per farvi capire, vedremo un breve video di 4 minuti e 26 in cui è raccontato questo viaggio, che è un viaggio, diciamo, morale, un viaggio, diciamo, non solo geografico, ma un viaggio di valori soprattutto. Prego, cortesemente, fate partire il video. Buonasera, professoressa. Ancora Buonasera. con le note della canzone del Piave che echeggiano, le do il benvenuto.
Grazie, che mi ha fatto piacere, come sempre. Presento i quattro relatori, oltre a Pasquale Trabucco avremo appunto la professoressa Maria Luisa Crosina, che è in collegamento da remoto da Riva del Garda, dico bene? Sì, benissimo. Poi Trentino, più abbiamo specifico. il dottor Massimo Finzi, che è l'assessore alla memoria della comunità ebraica. Dopodiché abbiamo il luogotenente Marco Cicala, il segretario del COCER Interforze e per finire il capitano Nicola Guzzi dell'AMMI. Vorrei, professoressa Crosina, farle una domanda, che poi è la stessa domanda che farò a tutti voi. Lei sicuramente avrà provato forti emozioni leggendo il libro di Pasquale Trabucco. Sì, E noi abbiamo visto che fortissimo. le motivazioni di Pasquale Trabucco sono molto, molto forti, perché ha compiuto un viaggio nella memoria, un viaggio nei valori e un viaggio morale attraverso l'Italia. Volevo sapere, lei condivide le ragioni di Pasquale e se sì, qual è il motivo? Grazie. Pienamente le condivido, tant'è vero che seguo Pasquale Trabucco da molto tempo. Non solo, ma ci siamo anche incontrati. Lo conosco personalmente, ci siamo incontrati a Roma all'Altare della Patria. Perché le condivido? Come italiana, prima di tutto, e come italiana, come trentina e triestina, perché io sono figlia di un trentino e di una triestina e i miei genitori hanno vissuto il periodo della guerra mondiale, della prima guerra mondiale. Oltretutto le condivido fino in fondo perché è una tradizione di famiglia, della famiglia di mia madre. Mia madre è figlia di un goriziano, di un'ebrea triestina, italiana, come hanno saputo essere gli ebrei italiani. E mio nonno era irredentista, sono stati ambedue cacciati dal posto di lavoro. Mio nonno era direttore delle poste di Trieste per la loro italianità. Quindi ce l'ho nel sangue questa appartenenza italiana. Sono stata educata così. Grazie professoressa. Io rivolgo la stessa domanda al dottor Massimo Finzi, assessore alla memoria della comunità ebraica. Condivide le ragioni di Pasquale Trabucco e per quale motivo? Oltre a condividerle da un punto di vista comunitario, perché la comunità ebraica di Roma ha dei legami che partono dal Risorgimento per poi arrivare alla Prima Guerra Mondiale, ma c'è in questo libro c'è proprio una riflessione, ha suscitato una riflessione, devo dire amara, perché il sottotitolo, Il Fante Tradito. Ecco, pensate che nel 1917 nasceva mia madre e nel momento in cui nasceva mia madre, mio nonno, cioè il fante Angelo Pavoncello, stava combattendo sull'altopiano di Asiago. Combatte per difendere quella patria che a 26 anni dopo lo discriminerà, gli strapperà un figlio e glielo spedirà a morire nei campi di sterminio. Ecco, un fante mio nonno, tradito due volte, tradito nella memoria, tradito negli affetti familiari. Eppure, come ho sentito nell'intervento precedente, gli ebrei avevano risposto con estremo entusiasmo. Addirittura nel 1917 il Vessillo Ebraico, che era una delle riviste più lette, invitava le comunità ebraiche a combattere in favore proprio della patria e quindi per andare proprio ad arruolarsi. Perché c'era questo entusiasmo? C'era questo entusiasmo perché gli ebrei vedevano la prima guerra mondiale, l'hanno proprio avvertita come la continuazione ideale del risorgimento. Loro l'hanno vissuta come se fosse la quarta guerra d'indipendenza. Un risorgimento al quale gli ebrei avevano dato un'adesione entusiastica, perché ricordiamoci che è da lì che era partita l'emancipazione del mondo ebraico. Questo
Accenno soltanto per brevità di spazio. Ricordate che quando Mazzini esule a Londra, lì viene ospitato, incoraggiato, finanziato da Sara Nathan Levy. Sarà sempre lei a ospitarlo in Svizzera, a Zurigo, e Mazzini morirà a Pisa, assistito nella casa di Jeanette Rosselli, assistito amorevolmente dalle famiglie Rosselli e Nathan. Quindi questo legame storico con il Risorgimento è fondamentale. Questo poi continuerà negli anni. Mi fa piacere che ci sia il giornalista della Voce Repubblicana, perché questo spiega il legame fortissimo che hanno avuto gli ebrei, per esempio, con il Partito Repubblicano e con Spadolini, la Malfa. Ricordo, se ho un attimo di tempo, che nel 1914, mentre negli eserciti di tutti gli altri stati europei, gli ebrei venivano arruolati, ma come soldati. Per quanto riguardava gli ufficiali, ecco, lì c'era qualche diffidenza e qualche distinguo. Questo non avveniva invece in Italia, dove tanto nell'esercito quanto nella marina, gli ebrei sono arrivati fino ai più alti livelli della dirigenza. Ricordo soltanto che all'epoca, nel 1917, su 35.000 ebrei, che erano gli ebrei residenti in Italia, ben 5.000, tra questi molti volontari, si arruolarono, e la metà esatta di quelli che si arruolavano erano alti ufficiali con competenze specifiche, una percentuale enorme rispetto alla popolazione italiana, ma rispetto soprattutto, se voi considerate, che erano appena 45 anni che erano state abbattute le porte dei ghetti, quello di Roma del 1917, quello di Roma tra l'altro abbattuto, questo forse è bene ricordarlo, abbattuto dal capitano Segre, che era stato scelto non tanto perché immune dalla scomunica del Papa, ma soprattutto per la sua abilità come artigliere, perché il tiro doveva essere preciso, perché altrimenti sarebbe rovinato il palazzo del Quirinale. Ecco, suo figlio, perché questa è una cosa che bisognerebbe, riguarda la prima guerra mondiale, quindi interessante, è il generale Roberto Segre, cioè quel generale che nella battaglia del Sostizio riesce a capovolgere la situazione perché adotta una tecnica allora innovativa, che era la contropreparazione anticipata. E grazie anche alla collaborazione di un altro generale ebreo, che si chiama Ettore Ascoli, che era il fratello del pluridecorato ammiraglio Aldo Ascoli. Bene, malgrado i loro meriti, con le leggi razziali del 38, tutte e tre vengono cacciati. Quindi una patria che spesso registra non soltanto amnesie, ma tradimenti non soltanto nei confronti dei fanti, ma anche dei loro comandanti. Grazie. Sì, dottor Cinzi, la ringrazio. Passo la parola ora al capitano di vascello Nicola Guzzi dell'Ammi, sempre con la stessa domanda, se condivide le ragioni di Pasquale Trabucco. Se permette, leggo qualcosa che avevo preparato anche a nome del Presidente nazionale. Buon pomeriggio a voi tutti. Sono il capitano di vascello Nicola Guzzi della Presidenza nazionale. Estendo i saluti del Presidente nazionale dell'Associazione Marinai d'Italia, ammiraglio di squadra Pierluigi Rosati. I Marinai d'Italia hanno condiviso sin dalla prima presentazione i principi e gli scopi che il Comitato si propone. Quello di ottenere il ripristino della festa nazionale del 4 novembre per i grandi valori che rappresenta nella storia della nostra patria, per la forza che unisce i cittadini con le forze armate, dei giovani con gli anziani e dell'Italia intera sotto il nostro bel tricolore. Numerose manifestazioni sono state promosse dal Comitato
per sensibilizzare l'opinione pubblica e i rappresentanti dei marinai d'Italia hanno sempre presenziato, insieme alle altre associazioni d'arma, con una significativa rappresentanza, a testimonianza della vicinanza al bel principio e ai valori che l'iniziativa porta avanti. Auspichiamo che la sensibilità alla tematica raggiunga coloro che sono proposti a portare nella giusta collocazione una giornata tanto significativa per noi italiani. L'attività del Comitato, con il Tenente Trabucco come guida, ha visto diffondere il suo messaggio nell'Italia intera, dai monti alle pianure, in città e fino al mare. Significativa la presenza del tricolore, con il simbolo della Marina Militare, in fondo al mare, per onorare i caduti di nave Lince, affondata durante il secondo conflitto mondiale al largo di Crotone. La sua proposta, proprio nel centenario del Milite Ignoto, ha preso nuova linfa, ma almeno per ora il giorno del ricordo di tutti i caduti dalla prima guerra d'indipendenza ai giorni nostri continuerà a essere riportato in nero sui calendari. Invito il Tenente Trabucco a insistere nel suo lodevole patriottico tentativo, ricordandogli il motto di Nave Vespucci: non chi comincia, ma quel che persevera. L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia continuerà a sostenerlo. Viva l'Italia, viva gli italiani! Molte grazie, Capitano, per le significative parole molto profonde che ci ha rivolto. Invito adesso il luogotenente Marco Cicala, segretario del COCER Interforze, a dirci il suo pensiero relativamente a questa battaglia di Pasquale Trabucco. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, porto il saluto del COCER Interforze, del generale di divisione Giancarlo Trotta, che presiede il Consiglio. Come sapete tutti, il COCER Interforze rappresenta le donne e gli uomini Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. E più che esprimere il mio pensiero personale, direi che è doveroso da parte mia riportare la volontà unanime di tutti i rappresentanti, appunto, del comparto sicurezza e difesa che poc'anzi ho espresso. Saluto la professoressa che è collegata da remoto. Il Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare si è riunito e in modo unanime ha espresso tutto il sostegno e il favore all'opera meritoria di Pasquale Trabucco e di tutto il Comitato. Per noi rappresenta, scevra da ogni retorica che si può cadere facilmente, un'occasione molto importante di condivisione. A quale scopo? Ecco, l'opera e il sacrificio testimoniato da Pasquale Trabucco, perché fare 1750 chilometri unendo l'Italia comune per comune, camminando a piedi, quindi testimoniando con un tricolore, non è una cosa folcloristica e non è un sacrificio dato da una forte motivazione che coniuga appunto i valori che hanno formato il suo pensiero, la sua cultura, gli stessi valori che ha richiamato l'onorevole prima in apertura e appunto, come ha detto la dottoressa prima, sono e tradizione, sono stata educata così. Partendo da questi riferimenti, io che sono un giovane, nel 1977 avevo solo 7 anni, però qui entro nel ragionamento come persona, non più come consiglio. Mi pongo una domanda, una riflessione. Perché serve ripristinare i 4 noi? Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di fare una festa in più, cioè di non andare a lavorare quel giorno, di andare a fare un picnic o una champagnata fuori le mura, creare un evento in più di come posso dire, di gaudenza.
No, io ritengo e sono fortemente convinto non solo del valore, dell'importanza, ma anche della necessaria opportunità che Pasquale Trabucco sta dando non a noi militari che indossiamo ancora l'uniforme, quindi abbiamo giurato su dei valori, dei principi e quant'altro del servizio dell'istituzione democratica del popolo e dei cittadini. Ma serve soprattutto alle nuove generazioni. La patria che cos'è? È la terra dei nostri patri, che non è solo un pezzo di terra, come spesso si fa confusione, è l'insieme di valori, di testimonianze, di sacrifici, di un insieme di cose che purtroppo oggi è inesorabile il discorso perché il tempo non si arresta, è inarrestabile, bisogna tramandarlo alle future generazioni. E oggi più che mai nasce la riflessione, nasce proprio il motivo fondamentale che ritengo per cui è indispensabile ripristinare la festa, è questa, è che bisogna creare l'opportunità di fare cultura, di fare didattica, di fare informazione, trasmettere quei valori che solo qualche mese fa abbiamo richiamato in modo naturale e identico, che contraddistingue il nostro popolo in occasione della pandemia. Ci siamo ritrovati tutti sui balconi da soli, senza che ci fosse un messaggio istituzionale e quant'altro, a esporre un tricolore che è quello che rappresenta per tutti noi, e insieme ci siamo uniti cantando l'inno nazionale. Quell'insieme di valori che Pasquale richiama sono valori che servono a, come effetto moltiplicatore. Oggi si parla tanto di economia, di PIL, quindi qualcuno potrebbe anche pensare creare una festa in più va a incidere sul PIL nazionale. No, è proprio l'esatto contrario. Questa occasione di opportunità di riflettere, di comprendere, di fare cultura, di fare didattica, di trasmettere alle nuove generazioni va a arricchire quell'unità di popolo, quella coesione sociale, quell'identità che ci contraddistingue. Non a caso, oggi la massima espressione di quei valori è riconosciuta in tutto il mondo alle nostre forze armate, che non solo non siamo secondi a nessuno, come diceva un grande presidente Pertini già 30-40 anni fa, forse anche di più, ma siamo riconosciuti dalle maggiori organizzazioni internazionali democratiche come le migliori forze armate, non solo per capacità operativa, ma per la capacità dell'uomo, dell'italiano, che si vanno proprio a estrinsecare in quei valori che Pasquale sta ricordando a tutti. Quindi tutto il Consiglio non solo sostiene e favorisce, ma al contempo, alta voce, diciamo che è necessaria la ricostituzione o la ricelebrazione, come vogliamo, non come, ripeto, faccio una battuta, come una festa per andare, un'opportunità per andare a fare un picnic o una champagnata fuori le mura, ma come giorno non solo di memoria, che è fondamentale, importantissimo, ma creare e ripristinare, rinverdire il seme di valori che contraddistingue un popolo e che, come diceva Carlo Azeglio Ciampi, dove la storia si ricorda di generazioni, soprattutto i giovani, hanno trasformato un popolo in una nazione in occasione dell'unità nazionale. Grazie. Grazie luogotenente, la ringraziamo. E sottolineo due brevissime cose. La coesione sociale, che lei ha ricordato, è importantissima, è l'istruzione e la didattica nelle scuole. Questo mi offre il destro per rivolgermi direttamente a Pasquale Trabucco, chiedendogli per quale ragione lei ha deciso di scrivere questo libro e perché ha scelto proprio il titolo L'ombra della vittoria, il fante tradito. Oh, grazie, dottor Chiricasi, prima di tutto mi lasci ringraziare l'onorevole Magnasco per ospitarci.
perché non solo per questo motivo, ma anche perché è stato sempre presente in piazza con il Comitato Nazionale, sin dalla prima volta che siamo trovati in Montecitorio il 5 febbraio del 2020 fino all'ultima. Quindi noi praticamente da quella data, nonostante la pandemia, siamo stati operativi in piazza per parlare alla politica. Ringrazio le persone, gli amici, i relatori che prima di me hanno parlato e hanno detto tutto. La professoressa Crosina, che si è emozionata come ogni volta che capita quando ci incontriamo, un'emozione reciproca, perché sappiamo esattamente quanto crediamo entrambi a questa cosa. Ma io ho potuto constatare che in realtà tutti coloro i quali sono qui e che hanno parlato, a cominciare dall'onorevole, credono in questo. Credono in una festa così importante che serve a questo popolo, perché un popolo senza storia, un popolo senza radici non può appellarsi popolo, non può appellarsi nazione, non può appellarsi patria, ognuno gli dia il nome che vuole, ma stiamo parlando della collettività nazionale. Una collettività deve ritrovarsi intorno a qualcosa, e cosa è se non le radici? Perché ho scritto questo libro? Ho scritto questo libro per un motivo molto semplice, perché credo che il legislatore, mi lasci dire onorevole, 45 anni fa, nel 77, con la legge 54 del 5 marzo, fece l'errore più grande che potesse fare un legislatore, tagliare quella che è la festa dell'unità nazionale. Noi oggi spesso, come paese, come patria, come nazione, ci troviamo a dialogare, grazie a Dio, dico io, con altre nazioni, con alleati o meno, ma comunque con altri paesi di questa Europa, di questo mondo. Ma noi spesso ci sediamo al tavolo di nazioni che festeggiano la loro unità nazionale non con un giorno, ma con 3 giorni. Facciamo l'esempio della Francia. La Francia festeggia l'unità nazionale il 13, il 14 e il 15 luglio. Cioè non festeggia soltanto quel 14 luglio 1790 che è la federazione delle repubbliche francesi, non l'89 con la presa della Bastiglia, ma l'anno successivo, lo stesso giorno. Ma la festeggia per 3 giorni. E per 3 giorni la Francia intera, a cominciare da Parigi con gli ultimi fuochi d'artificio che tutti quanti voi avrete visto sicuramente, quella magnificenza di quel loro monumento bello, sicuramente meno bello dei nostri, ma questo lasciatemelo dire comunque, ebbene, il loro sentimento patrio lo fanno sentire tutto. Ebbene, noi ci sediamo al tavolo con questi paesi che ben fanno a riconoscersi intorno a un'idea che è l'idea di Francia, per esempio. Oppure gli americani che festeggiano la loro guerra, la loro festa con l'indipendenza dal 4 luglio 1776. Ma dobbiamo pensare che durante la loro guerra di indipendenza, chiamiamola così, o la loro guerra di secessione, per la verità, negli anni tra il 1861 e il 1865, con un totale di 1.030.000 morti, cioè fratelli contro fratelli, per 1.030.000 morti, ebbene, quel giorno, quel 4 luglio, loro erano capaci di fermarsi sui campi di battaglia, perché sapevano che comunque sarebbe finita quella guerra e la festa unità della loro unità nazionale sarebbe tornata. E quindi quel giorno si fermavano. Noi abbiamo deciso di cancellare con un tratto di penna quel giorno. Per questo motivo ho scritto il libro, per altri motivi che adesso continuerò a dire. Assolutamente non voglio che sia rimarcato soltanto con sul calendario un tratto rosso. Sarebbe ben poca cosa, sono d'accordo con l'Ocotenente Cicara, ma con tutti voi, perché sono convinto di questo, che anche voi la pensate come me. Non è sufficiente un tratto rosso sul calendario, bisogna ricordarlo alle generazioni future, bisogna ricordarlo alle nostre generazioni. Oggi noi abbiamo ancora dei figli che ricordano il padre combattente. Abbiamo parlato prima, ha parlato la professoressa Crosina, ricordando i suoi genitori. Ha parlato il dottor Massimo Finzi, l'onorevole Bagnasco. Ma io posso fare l'esempio di mio zio ancora vivente che ricorda il padre, mio nonno, il fante Pasquale Trabucco. Ma posso fare l'esempio di una persona che tutti quanti in questi mesi stiamo nominando spesso e ben volentieri, così come ho scritto nel mio libro, il presidente Draghi, perché il presidente Draghi, Mario Draghi, ricorda il padre Carlo, appunto, che come dicevamo festeggia il 4 di novembre, che è stato un combattente della Grande Guerra ed è stato promosso sul campo capitano ed è medaglia d'argento. Cioè abbiamo il nostro presidente del Consiglio che ancora oggi ricorda il padre combattente, ma ce ne sono tanti.
Avete visto, in poco tempo abbiamo tirato fuori 4-5 persone che ricordano il padre combattente, perché 100 anni non sono nulla. E la nostra festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, io dico sempre della festa dell'Unità Nazionale perché abbiamo avuto 1.200.000 morti, 650.000 militari, ma 550.000 civili, ecco perché è una festa di popolo, come l'ho chiamata nel mio libro. È il popolo che ha combattuto. Perché se voi pensate a delle statue romane, a me viene sempre in mente una bellissima statua di Augusto. Augusto abbassa la tunica e sotto la tunica c'è la corazza, perché prima di essere un militare io sono un cittadino, io non nasco soldato, io nasco cittadino. E ancora oggi la nostra bellissima Costituzione, negli articoli 11 e l'articolo 52, ci dà degli insegnamenti. L'Italia sì, ripudia la guerra con l'articolo 11, ma contemporaneamente all'articolo 52 ci dice che è il sacro dovere del cittadino difendere la propria patria. Allora queste due cose noi le dobbiamo mettere insieme. Noi non vogliamo celebrare, almeno io, ma con me tutti quanti credo i presenti, tutti quante le persone che hanno abbracciato questa storia, dove questo libro appunto serve anche come strumento per ripristinare questa festa. Noi non vogliamo celebrare una vittoria, anche se abbiamo vinto, non è che uno vince e non deve ricordarlo, abbiamo vinto, noi vogliamo celebrare una pace conquistata, quella pace conquistata che ci ha dato dei confini diversi, ci ha dato Trento e Trieste per esempio. Il 1861, 17 marzo, non possiamo chiamarla realmente l'unità nazionale, sì, per carità, è il regno, perché mancava Roma, mancava Verona, mancava Trento, mancava Trieste, potrei continuare, Mantova, non lo so. L'unità nazionale, la quarta guerra di indipendenza, si fa allora, si fa il 4 novembre del 1918 con Roberto Sarfatti, medaglia d'oro, la più giovane medaglia d'oro a 17 anni di religione ebraica, e l'ultima, la medaglia d'oro più anziana, Giulio Blum, di 62 anni di religione ebraica. Bene ha detto l'assessore alla memoria, parlando degli ebrei. Rispetto ai numeri hanno dato tantissimo, e hanno dato tantissimo anche come ufficiali superiori, come ufficiali generali, ma anche come fanti semplici. Erano gli italiani che si mettevano insieme, erano quegli uomini che cominciavano a parlare un'unica lingua all'interno di una trincea. In questi giorni, caro luogotenente, in questi mesi, in quest'ultimo anno abbiamo sentito parlare di fronte, trincea, guerra, prima linea, trincea. Ma i giornalisti, e mi lasci dire onorevole, i politici che hanno menzionato, hanno parlato di queste cose, hanno mai visitato una trincea sul Carso? Si sono mai immedesimati in quelle lotte così cruente? O semplicemente nel freddo, nel fango, nel gelo, che quegli uomini, mio nonno, il suo bisnonno, suo padre, cioè veramente 100 anni sono niente, che hanno vissuto quei momenti? Troppo facile parlare. Ecco perché giustamente io sono contento di quello che ha detto poc'anzi l'onorevole Bagnasco. È stato preciso, ha detto, la politica però non ti sta ascoltando, e queste le sue parole in realtà. Perché noi abbiamo fatto 7 proposte di legge, ma di queste 7 proposte di legge fatte presentare a più movimenti, Forza Italia in particolare ne ha presentate 2, una alla Camera e una al Senato, fatte fare dal comitato in questo anno di pandemia, ma poi le hanno fatte il gruppo misto, l'ha fatto il Movimento 5 Stelle, l'ha fatta la Lega, cioè l'hanno fatta veramente tanti. Mancano alcuni movimenti, perché io sto costruendo un ponte dove vorrei che salgano veramente tutti, perché è una guerra di tutti, guerra intesa pacifica, cioè è il movimento che vuole fare questa battaglia per far salire tutti su questo ponte, tutti fianco al fianco, per arrivare finalmente a riconoscere questa cosa. Queste sono le motivazioni del mio viaggio. Però devo rispondere alla seconda parte della domanda: perché Fante tradito? Beh, il Fante tradito, l'assessore prima ha parlato 2 volte di tradimento. Io le dico una cosa: questo tradimento continua a venire, caro luogotenente, caro comandante, caro professoressa. È un tradimento continuo che abbiamo da 45 anni, e ora vi spiego anche perché. O meglio, io non devo spiegare nulla a voi, siete voi che spiegate a me, però provo a dire il mio pensiero. La legge 54 viene scritta, viene firmata, viene promulgata il 5 marzo del 77, ma soltanto 2 giorni prima, il 3 marzo del 77, sul Monte Serra cadeva un velivolo dell'Aeronautica Militare, della 46ª Brigata, che si chiamava Vega 10. A bordo c'erano 38 allievi ufficiali della Marina Militare, un accompagnatore tenente di vascello e 5 membri di equipaggio, 44 uomini, quel 5 marzo. Mentre si stava sul piazzale dell'Accademia
di Livorno a presenziare ai funerali di questi giovani. Contemporaneamente veniva firmata la legge che depennava con un colpo di penna la festa che rappresentava gli italiani, rappresentava l'unità nazionale, rappresentava anche le forze armate. Ecco che è un tradimento sia dei giovani del 18 che dei giovani del 77. Ma adesso vi do un'altra spiegazione. Ai caduti noi ci crediamo molto. Noi che abbiamo vestito la divisa, noi che abbiamo portato le stellette, ma anche coloro i quali non le portano le stellette. Di quel corso, si chiamava Corso Invicti, di quel corso, non tutti lo sanno, ma io lo dico, faceva parte l'attuale capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Capo Dragone. Oggi è capo di Stato Maggiore della Difesa. La cosa bellissima di quegli uomini, di quel corso, del Corso Invicti, è che quando giurarono a dicembre del 77, durante il loro defilamento, come si usa fare, lasciarono 38 posti vuoti all'interno del defilamento, a testimonianza che quel corso, quei 38 cadetti erano ancora presenti. E nel 2016, a 40 anni, da quella data, da quella tragedia, li chiamarono in una celebrazione, in una commemorazione, uno per uno, con la parola presente a fianco, perché i caduti sono sempre presenti. Ma pensate, Corso Invicti, quella parola presente la troviamo a Re di Puglia, sui gradoni, dove c'è scritto presente 100.000 volte. Ci sono 60.000 caduti ignoti, noi abbiamo avuto 200.000 caduti ignoti. Presente, presente, presente. Sapete chi sono quei 100.000 che sono là? Sono la terza brigata, la terza invitta brigata. Corso Invicti, invitta brigata. Giovani del 1918, giovani del 1977 traditi. Ma posso andare oltre, perché ancora oggi potrei parlare dell'Afghanistan, per dire, o di tutti i teatri operativi. Dell'Afghanistan, 9 ottobre 2010, un carro Lince, un blindato, con 5 uomini a bordo. 4 rimangono uccisi, uno ferito gravemente, che ancora oggi dice presente, perché ancora oggi veste la divisa e ancora oggi ricorda i suoi uomini, perché era capo carro, i caduti. L'ombra della vittoria, perché l'ombra si dissolve, quella che vedete nel libro, non so se si può far vedere, è la mia ombra, l'avete vista nel video. Io ho viaggiato con quest'ombra, quest'ombra che rappresentava quei caduti, che man mano che scendevo giù verso la Sicilia, perché i confini hanno portato il saluto all'ultimo fante di Portopalo di Capopassero, che è andato a morire così lontano, un fante ignorante che probabilmente non era stato neanche a 30 chilometri nella sua vita, prima di morire, dalla sua terra fino neanche ad arrivare a 60 chilometri dove è la provincia, che all'epoca appunto era Siracusa, e Siracusa. Ebbene, quell'ombra è diventata così grande. L'ombra, ecco perché l'ombra della vittoria. L'ombra perché l'ombra cade nell'oblio, si dissolve. E noi è quello che stiamo facendo. Ma cosa direbbe oggi Piero Calamandrei, padre della Costituzione socialista? Nel 1955 fa un bellissimo discorso sulla Costituzione, parla dell'indifferentismo politico, rivolgendosi ai giovani. Probabilmente non ci dobbiamo rivolgere soltanto ai giovani con l'indifferentismo politico, ma ci dobbiamo rivolgere a tutti quanti noi. Ai giovani, ma anche a noi che abbiamo una certa età. Perché l'indifferentismo politico è quello che ci sta travolgendo, perché siamo tutti quanti lontano da una cosa normale come può essere questa della festa del 4 novembre, che serve a unirci. Ma la stessa cosa direbbe Emilio Lusso. 4 anni, entrambi volontari, Lusso 4 anni, al fronte. Ufficiale di complemento, pluridecorato. Anche lui alla fine della sua vita socialista, morto nel 75. Ma cosa avrebbe detto mai? Uno dei libri più belli che io abbia letto, Un anno sull'altipiano. Non era certo un guerrafondaio, eppure aveva combattuto 4 anni al fronte. Aveva combattuto anche in Spagna contro Franco, successivamente. Ma era un italiano. È questo che questo Parlamento, questo governo, oggi non ci sono deputati qua, eppure io li ho invitati tutti quelli che hanno presentato le proposte di legge, abbiamo scritto a tutti quanti, perché il tempo è stato inclemente. Oggi veramente Roma è allagata e non si poteva arrivare. Anche tra le persone invitate non sono arrivati tutti, quindi lo sappiamo che il motivo è questo. Però 945 persone del nostro Parlamento hanno ricevuto questa mail, potranno visionare questo video, potranno capire che parte alto e forte da questi banchi, insieme all'onorevole Bagnasco, insieme al giornalista Chi di Fasi della Voce Repubblicana, insieme a tutti presenti e a quelli che mi hanno preceduto, dal Comitato Nazionale che rappresento,
da uomini e donne, tanti, che non hanno deciso di non fermarsi, ma di combattere fino alla fine, dare la possibilità, l'opportunità a questo Parlamento di ripristinare questa festa. A marzo ho scritto alla Commissione del Senato, Camera di Difesa, ho scritto a tutti in realtà, ma a marzo perché? Perché a marzo le nostre commissioni di difesa hanno fatto un passo avanti, perché hanno riabilitato o perdonato i fucilati di guerra. Io sono d'accordo su questo aspetto. È chiaro che ci sono situazioni e situazioni, però sicuramente quelle che vengono chiamate decimazioni o dei tribunali molto veloci sicuramente non fecero bene. Quindi è giusto, da poco tempo, dalla fine del mese di ottobre, all'altare della patria, nel Museo del Risorgimento, si trova una targa dedicata a questa riabilitazione, a questo perdono. Ma io ho scritto a quegli uomini, perché per me uomini sono, anche se parlamentari, pensate anche non solo a riabilitare i fucilati, ma anche a dare dignità a quel milite ignoto, a quei 650.000 caduti, e ripristinate questa festa che può servire come coesione nazionale. Lo ripeto, noi ci sediamo al tavolo con paesi che festeggiano 3 giorni la loro unità nazionale. Noi stiamo perdendo la memoria, caro assessore. Noi stiamo perdendo la memoria. Se esiste un assessore alla memoria, significa che ha un senso la memoria. Ecco perché il mio libro, L'ombra della vittoria e fantasia, cosa chiedo? Io faccio un appello affinché questi 945 uomini, questi 900 uomini, donne e uomini, per carità, intendevo genericamente, ma donne e uomini della nostra Repubblica, acquistino questo libro, lo leggano, si facciano un'idea precisa delle motivazioni che spingono non solo Pasquale Trabucco, che può essere la punta della lancia in un certo senso, diciamo così, ma tutte le persone che sono insieme a me e anche quelli che tacciono, perché i motivi sono tanti. Ecco l'indifferentismo politico di cui parlavamo prima, di Piero Calamandrei, ci si è portati anche a volte, no? Perché non hai qualcuno che, e invece dobbiamo imparare a assumerci la responsabilità di diventare anche punto della lancia. Io ci sto provando e dietro di me veramente c'è tanta gente, onorevole, gente semplice. Non ci sono di tutto, c'è di tutto, c'è la società. Qualcuno la chiama società civile, io la chiamo semplicemente la società. Cioè quelle persone che ancora oggi ricordano il bisnonno, il nonno, il padre. Quelle persone che vorrebbero veramente sentirsi un paese. Diamo la possibilità a noi stessi di riconoscerci in quello che è il nostro paese, la nostra patria, l'identità nazionale. Mentre l'interesse nazionale può essere di volta in volta anche modificato, ed è un aspetto che riguarda il governo, ovviamente, e quindi può essere diverso, l'identità nazionale non può essere diversa. L'identità nazionale è una e una sola. Noi siamo l'Italia. Fate in modo che i nostri giovani, ma noi stessi, dobbiamo essere orgogliosi di questo paese che tanto ha dato alle generazioni precedenti e alle generazioni future. Continua a darlo giorno per giorno. Grazie. Ringrazio il dottor Trabucco per queste illuminanti parole. Volevo rivolgergli una seconda domanda. Ecco, visto, diciamo, che lei ha fatto riferimento all'interesse nazionale e soprattutto all'identità nazionale, non pensa che questa festa del 4 novembre possa essere forse l'unica che è al di sopra di tutte le parti, di tutte le idee, di tutti i partiti? Grazie. Grazie per la domanda. Questa è la festa che riguarda tutti, proprio perché non può essere assolutamente divisiva da nessun punto di vista. Prima, poc'anzi, parlavo con il dottor Fizzi, con l'assessore alla memoria delle comunità ebraiche di Roma, e dicevamo proprio questo, entrambi condividevamo questo aspetto. È una festa unica, che non ha visto nessuno contro. Cioè, come abbiamo detto prima, l'italiano lingua si è fatta in trincea, il frante di Portopalo ha parlato con il frante milanese, necessariamente. Non c'era ancora un'idea di differenza, ancora non c'erano, voglio dire, non erano neanche nati i partiti più grandi, no? In un certo senso, c'era soltanto il regno. Tant'è che io ricordo spesso, quando faccio delle piccole conferenze, la famosa frase dell'8 novembre 1917 di re Vittorio Emanuele III: italiani, cittadini, soldati, siate un esercito solo. Ogni viltà è tradimento, ogni discordia è tradimento, ogni recriminazione è tradimento. Cioè serviva per essere coesi, ma potevano essere coesi perché veramente stavano facendo qualcosa per la prima volta, come dicevamo prima, insieme,
per il bene comune, al di là del fatto che poi possiamo dire per quale motivo ci hanno chiamato a fare la guerra, vuoi perché ci hanno promesso, come si dice una volta, il pezzetto di terra, però c'era tanta gente che era semplicemente lì a combattere per l'Italia. Questo è quello che è scritto in questo libro. Sì, sono convinto che questa sia la festa che veramente può unire questo, che ha unito questo paese, al di là delle divisioni. Ci saranno sempre delle vedute, diciamo così, differenti, ed è anche giusto dal mio punto di vista, no? Altrimenti non si cresce, bisogna dialogare. Però c'è una cosa che ci deve sentire e unire, l'unità nazionale. E l'unità nazionale, lasciatemelo dire, appunto dicevamo prima, la quarta guerra d'indipendenza per molti, alcuni storici non condividono, come tutte le cose, c'è il rovescio della medaglia, chi dice di sì, chi dice di no, ma per molti italiani, soprattutto per un italiano che è menzionato nel mio libro, chiedetelo a Giovanni Tamiotti, che nel 1848 partecipò a 17 anni alla prima guerra d'indipendenza, chiedetelo sempre a lui, che nel 1916 si è arruolato come volontario a 85 anni per combattere la quarta guerra d'indipendenza contro gli stessi austriaci del 48 e del 15-18. Ecco che, come ben vedete, stiamo parlando quindi veramente di quella che può essere nominata come quarta guerra d'indipendenza e quindi come festa che veramente rappresenta tutti. Guareschi ce lo ha insegnato, Peppone e Don Camillo, quando sentono il piave vanno a braccetto, è più chiaro di così, è la festa di tutti, questa può essere la festa unificante per tutti. Grazie ancora Pasquale Trabucco. Voglio rivolgerle l'ultima domanda prima di cedere la parola all'onorevole Bagnasco per una replica finale. Volevo chiederle questa cosa. La memoria che è importante per le generazioni presenti e future, può essere un forte elemento di coesione sociale, come notava anche il luogotenente Cicala? Assolutamente sì. L'abbiamo detto prima, mi è piaciuto che è stato detto a più, non solo dal luogotenente Cicala, è stato detto dal dottor Finzi, assessore alla memoria, l'ha detto il comandante Guzzi, ne ha parlato la professoressa Crosina, lo ha detto molto chiaramente l'onorevole Bagnasco. La memoria è fondamentale, l'ho detto prima anch'io, un paese, una nazione, una patria, ripeto sempre, ognuno gli dia il nome che vuole, ma una collettività si riconosce solo attraverso la memoria, la nostra di memoria. Qui qualcuno magari ce la potrebbe avere con me per qualche motivo, non lo so, però potrei dire che parte anche molto prima del 1861. Perché la memoria è quella cosa che ti porti dietro, no? Come l'identità nazionale, ma per avere un'identità nazionale tu devi partire dalle origini di un paese. E le origini dell'Italia partono da tanto, tanto lontano, partono da Roma. Non possiamo far finta che questo non sia vero. Ma dobbiamo essere fieri e orgogliosi. Se noi ancora oggi abbiamo in questa nazione un Colosseo in piedi, beh, voglio dire, no, qualcosa significherà. Allora ricordiamo, parliamone con i giovani, ma parliamone tra di noi. Cioè noi, quei 945 uomini e donne che sono seduti nei rami del Parlamento, del Senato e della Camera della Repubblica, parlino di questo. Glielo sta chiedendo la gente. Non glielo sta chiedendo Pasquale Trabucco con un libro che potete anche non leggere. Io vi consiglio di leggerlo, soprattutto a voi che siete seduti, per poter dire sì o no. Ma leggetelo. Dopodiché dite no. Siamo convinti che il legislatore avesse ragione. Oppure potrete dire forse il legislatore può aver sbagliato. Il presidente Mattarella, esimio presidente Mattarella, nel 1977, quando questa legge è stata, con la legge 54, ha declassato, depennato la festa del 4 novembre, non era ancora un parlamentare. Questo è un esempio che voglio dire, per dire cos'altro ancora, che la maggior parte dei nostri uomini e donne che sono all'interno del Parlamento non erano neanche nati. Quindi io non do neanche la colpa, non posso dare neanche la colpa agli attuali, perché probabilmente nessuno di loro erano presenti, o pochissimi. Allora riprendete in mano i libri. Scusatemi se mi permetto di dirvi questo. Riprendete in mano i libri, cari parlamentari, cari senatori, cari deputati. In particolare prendetene in mano uno, il mio, L'ombra della vittoria e il fante della Dio. 200 pagine, semplici da leggere, ma piene, intense,
di una richiesta che parte dal basso, parte dalla gente, non parte da me. Io sono soltanto la punta di una lancia, basta, ma dietro c'è tanta, tanta gente. Non vogliamo niente. La legge 937 del 77 toglierebbe uno dei giorni delle festività soppresse, la ridarebbe al 4 novembre, non si perderebbe PIL, non si perderebbe nulla. Quella legge del 77, la 937, dà la possibilità non soltanto ai dipendenti pubblici, ma anche alla cassa degli edili, per dire, faccio un nome solo, ai metalmeccanici, di godere di quei giorni di festività soppresse. Quindi basta togliere da quei quattro che sono rimasti, un giorno ne rimangono tre. Nell'85 Craxi, su indicazione di Pertini, ripristinò il 6 gennaio. Nel 2000 Amato, su indicazione di Azeglio Ciampi, come diceva prima il luogotenente, ripristinò il 2 giugno. Dimenticò forse il 4 novembre, ma ripristinò il 2 giugno. Noi siamo questa Repubblica. Mi rivolgo a molti parlamentari che mi hanno detto: ma noi abbiamo già la festa della Repubblica. Vero, ma questa Repubblica è così Repubblica perché c'è stato un 4 novembre 1918. Altrimenti, caro onorevole, lei non avrebbe mai festeggiato la Repubblica così come la conosce. Non avrebbe avuto Trento, non avrebbe avuto Trieste. Forse avrebbe avuto una Repubblica dimezzata. E invece lei ha una grande Repubblica. Ha una grande Italia. Ha un'Italia che va da Trento e Trieste fino a Porto Palo di Capopassero. Uomini e donne che hanno contribuito a fare l'Italia. Uomini e donne che non vanno dimenticati. 1.200.000 uomini che non possono essere dimenticati. E i soldati non vogliono combattere una guerra. Il soldato romano si addestrava sempre con il massimo ardore per affrontare la guerra con la massima calma. Se io chiedessi a qualunque ufficiale se vuole andare in guerra, direbbero di no. Semplicemente si vuole addestrare per affrontarla con la calma. Se lo Stato chiama, se il Parlamento decide che deve andare a combattere. Ringrazio Pasquale Trabucco, tutti i nostri ospiti intervenuti e l'onorevole Bagnasco per l'ospitalità nella sede dell'istituzione parlamentare, al quale cedo la parola per il saluto finale. Molto velocemente, anche perché i tempi sono scaduti e quest'Aula deve avere una diversa utilizzazione. Io dico diversa, ma non certamente più importante, perché quello che abbiamo detto questa sera ha un grande, grande significato morale. E quando si ritorna a certi valori, io credo che questo non possa essere altro che un momento particolarmente significativo per il Paese. Cosa manca in questo momento al nostro Paese? Anche ad altri, ma forse purtroppo manca in particolare all'Italia. La riscoperta dei valori importanti. Io credo che questo sia veramente il limite massimo, il limite con cui ci scontriamo in questo momento. Dobbiamo recuperare i nostri valori significativi. Sono tanti valori, uno tra questi particolarmente significativo e che non dobbiamo avere vergogna di gridare in maniera forte e chiara, è il valore della patria per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e che per quello che rappresenterà. E queste cose noi dobbiamo insegnarle. Come qualcuno ha detto molto bene prima, dobbiamo insegnarle ai nostri figli e ai nostri nipoti, come sono state insegnate, devo dire, a noi in maniera molto chiara e molto sentita da chi per questa patria ha dato tutto se stesso e molto spesso ha dato anche la vita. Grazie, io dico grazie, grazie al tenente Trabucco di averci dato questa occasione. Sono orgoglioso di aver dato un piccolissimo contributo ad una causa a cui credo fermamente. Grazie a tutti, alla prossima.